Il 30 novembre del 1786 Pietro Leopoldo firmava il codice leopoldino con cui aboliva la pena di morte e la Toscana ogni anno celebra in questo giorno la sua festa perché il Granducato è stato il primo stato al mondo ad abolire la pena di morte, un atto rivoluzionario che è stato celebrato al Teatro della Compagnia con una seduta solenne del Consiglio regionale che si è aperta con un messaggio della senatrice a vita Liliana Segre. Dall'abolizione della pena di morte alla lotta ai linguaggi d'odio è stato questo il filo conduttore della giornata della festa della Toscana e la battaglia per una comunicazione non violenta è una nuova frontiera che la Toscana vuol varcare per prima. La Toscana è terra di diritti, è terra di accoglienza. La Toscana vuole essere all'avanguardia anche nella lotta ai linguaggi d'odio. Per questo abbiamo legato le due cose. Ai ragazzi più giovani, alle ragazze, dico di non voltarsi mai dall'altra parte se un loro coetaneo è molestato in rete oppure dal vivo. Dopo l'intervento del presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, hanno parlato davanti alla platea composta da moltissimi sindaci toscani il presidente della regione Eugenio Giani, il presidente di Amnesty International Emanuele Russo e Gaetana Morgante, direttrice dell'Istituto Dirpolis della scuola Sant'Anna di Pisa. Ecco, i valori di civiltà, dell'umanesimo, dei diritti, della libertà che la Toscana seppe esprimere per prima 235 anni fa sono attuali perché c'è ancora circa quasi 100 paesi, più della popolazione mondiale, da liberare dal sapere che un giudice può condannarti alla pena capitale. Ancora oggi ci sono molti paesi che la mantengono, talvolta anche convintamente, nonostante i dati anche empirici dimostrino che non ha una efficacia deterrente pari a quella che ci si aspetta. Quindi è una scelta di civiltà che ancora molti stati devono compiere e la Toscana da questo punto di vista è stata una apripista importantissima. Alla fine della seduta solenne, un corteo composto dai gonfaloni dei comuni toscani presenti all'iniziativa ha raggiunto l'arengario di Palazzo Vecchio e quando è venuta la sera, i palazzi di numerosi municipi si sono illuminati di bianco e rosso, i colori della Toscana.